Ecco il senso di questa formula. Vado avanti. Ecco il piano di operazione. I mezzi impiegati nell'operazione Malta 2 erano un avviso veloce di ANA, era il Panfilo che Mussolini aveva ceduto alla Marina da guerra, un motoscafo elettrico che portava i due maiali, due MAS, il 451 e il 452, 8 motoscafi trasformati, modificati, barchini. A 20 miglia l'avviso veloce di ANA mette in mare i barchini. A 5 miglia restano i due MAS con il comandante Moccagatta. A 1 miglio il motoscafo elettrico mette in mare i maiali. E miglia si intende la distanza, che sono 1853 metri dall'ingresso delle ostruzioni del porto di La Valletta, nell'isola di Malta. A 20 miglia da Malta il Diana mise in mare i mezzi. Lei ha diritto di prelazione. Ci manda lì quello che abbiamo fatto l'ultimo anno. Lei intervenga perché mi integra. Io ho cercato di fare delle cose, insomma. Vado avanti, poi dopo prendo io. A 20 miglia da Malta il Diana mise in mare i mezzi che proseguirono verso la meta in formazione serrata, tranne quello di Montanari, che irrimediabilmente guasto fu preso a rimorchio dal MAS 452. Il comandante Moccagatta ci guidò sino a 5 miglia dalla Valletta. Ad un tratto vedemmo accendersi due proiettori sugli spalti dell'isola e ci fermammo ad aspettare. Ah, faccio questo piccolo intermezzo. Ricordatevi che l'attacco fu fatto in una giornata tra il 25 e il 26 luglio del 41, dove non c'era la luna, fatto apposta, e hanno scelto, diciamo, una serata in cui non c'era l'illuminazione della luna. Non accade nulla di importante. Il Diana era una nave abbastanza grande, credo oltre 4.000 tonnellate, messa dalla Marina a disposizione di Mussolini. Mussolini non sapeva cosa farsene, l'ha data per quell'occasione alla Marina perché ci fosse. Noi eravamo tutti sul Diana. Diana ripassammo l'ordine di operazione, perché per un'operazione così non è che si possa andare 20 miglia, no. Era frazionato in modo che a 20 miglia da Malta, diciamo, sul Diana eravamo tutti sul Diana. A 20 miglia scendevamo in mare e, seguendo la via dei due MAS, dove in uno c'era, nel 452 c'era Moccagatta, ci avviciniamo fino a 5 miglia. A 5 miglia si dividono la superficie dai maiali. I maiali partono in anticipo per conto loro, perché erano trasportati da un mezzo a parte, e vanno avanti per azione. Si avvicinano alle secche di Dragub. Noi, dei mezzi di superficie, dalle 5 miglia ci spostiamo lo stesso per nostro conto sulle secche, dove noi dobbiamo attendere. Dobbiamo attendere cosa? Delle situazioni di piano di operazione. Dalle certe ore dovevano avvenire dei bombardamenti. Uno è venuto, credo, alle 2 e qualche cosa, con un apparecchio solo, ha gettato una bomba, praticamente ha cercato di svegliare gli inglesi. Poi alle 4.30 doveva esserci un bombardamento ad ondate successive, perché le 4.30 era l'ora del compimento dell'operazione Tesei. Alle 4.30 sarebbe dovuto avvenire qualche cosa che nessuno poteva immaginare. Se non che, per quanto riguarda i due maiali, quando si mettono di nuovo in moto dalla loro barca, mette in mare, il maiale di Costa era in avaria. Tesei, quale tecnico
ha dovuto spendere del tempo per cercare di mettere a posto, non ci è riuscito perché il danno era più grave di qualsiasi previsione, e ha detto a Costa: torna indietro. Costa non avrebbe potuto accettare una cosa di tal genere, e allora ha detto a Tesei, dice: facciamo, io prendo la carica del mio mezzo, vengo con te insieme, prima facciamo sul ponte, poi andiamo a Massa Muschietto, dove era il suo obiettivo, i sommergibili. Logicamente Tesei non ha potuto accettare questo e ha detto: ti conviene ritornare indietro, cosa che Costa non ha fatto. Ora, Tesei ha consumato un certo tempo per il quale ha messo a rischio, diciamo così, la sua operazione. Lui, la sua velocità, si trovavano loro a circa 1000 metri, 1500 metri dal ponte. Tesei sapeva esattamente che il suo mezzo, che era in ordine, poteva impiegarci poco, e per questa attesa, diciamo sì, che aveva fatto per il mezzo, Tesei ha detto: comunque io devo andare, vado a tutta forza, e se arrivassi in ritardo spoletto a zero. Quello che ha detto il comandante, che il mezzo, il maiale, poteva essere spolettato da 0 a 25 ore, se ho capito bene, non è vero. Cioè è vero e non è vero. È vero solo per Tesei e per me. Infatti nel mio libro spiego come avveniva lo spolettamento a zero. Tutti quanti, compreso quelli che facevano l'azione, sapevano che il maiale poteva essere solo spolettato a 15-20 minuti per evitare che l'uomo fosse preso, diciamo così. Ora, quindi, non c'era, secondo questo concetto, la possibilità di pensare che Tesei si fosse suicidato, come molti hanno voluto pretendere in dichiarazioni storiche e tutto il resto. Tesei sapeva che si poteva sfollettare a zero, come lo sapevo io e l'ho dimostrato, facendo un certo trucco. Siccome si poteva sfollettare da zero, come diceva prima, a 25 ore, uno se avesse sfollettato a 6 ore, il tempo che lui impiegava ad andare sotto rete ci impiegava un'ora e mezza, poi tornando indietro, certamente in quel periodo l'orologio dello spostamento, dello sfollettamento, aveva coperto i 15 minuti, e quindi uno trovava lo zero tornando indietro e veniva questo. Ma questo Tesei non l'avrebbe mai fatto, perché avrebbe compromesso il suo secondo, e il suo secondo non, diciamo così, non serviva a Tesei per andare, diciamo così, dal Padre Eterno. Quando a noi della superficie, a un certo momento prende da 5 miglia, condotti dal comandante Moccagatta, prende il comando Giobbe. Giobbe ha l'ordine di portarci sulle secche di Drogo.